Com'è nata l'iniziativa di rilanciare questo locale, ma ancora di più il borgo medievale di Montesilvano Colle? L'idea di rilanciare il borgo è nata da una storia fondamentalmente di famiglia, l'acquisto da parte di mio padre e poi la ristrutturazione di questo palazzetto, con palazzetto del Settecento, e che poi ha avuto una sua storia anche stratificata, nel senso che in un primo momento, 5 anni fa, l'idea era quella di dedicare fondamentalmente lo spazio all'arte, quindi abbiamo dato vita a delle manifestazioni che erano strettamente artistiche o anche teatrali, dei dibattiti politici e culturali. Poi con il tempo abbiamo scelto deliberatamente di avere una cucina a vista che permettesse l'espressione anche di chef e di cucina di ricerca, e così è nata la nostra collaborazione tra arte e cibo, e poi una ristorazione stabile che da questa nuova stagione si avvale della collaborazione per l'appunto dello stellato Enrico Recanati. Abbiamo sposato questo progetto dove io seguirò la parte della brigata di cucina del BR1. Abbiamo messo 2 chef abruzzesi, e 2 ragazzi molto giovani, molto vogliosi, molto interessati a quello che sarà la cucina del BR1. Questo gemellaggio mi sembra semplice, perché comunque veniamo in una regione meravigliosa che è l'Abruzzo, con dei grandissimi professionisti, grandissimi amici, e quindi io guiderò soltanto dei ragazzi su questo progetto. Avvicineremo un po' quella che sarà la mia cucina, quindi una cucina di brace, una cucina leggermente affumicata, con dei toni affumicati. E questa unione mi è sembrata talmente semplice perché con i ragazzi stiamo cercando di studiare le 2 culture, dai, la cultura marchigiana e la cultura abruzzese. Quali le analogie tra le 2 cucine, i punti di contatto? Ma i punti di contatto sono 2 grandissime regioni con dei grandissimi produttori e grandissimi ristoranti, quindi l'analogia è quella: seguire soltanto un'attenzione massima alla materia prima e a quello che è il prodotto.